Questa settimana i titoli diversi a cui abbiamo giocato sono stati 7. E abbiamo recuperato un titolo di qualche anno fa che ci è piaciuto veramente tantissimo. Ciao a tutti, giocatori, giocatrici e semplici curiosi. Noi siamo i Giullari e vi diamo il bentornato nella nostra mansarda per un nuovo diario di board game, ovvero tutto ciò che abbiamo giocato nella settimana che per noi è appena trascorsa. E come sempre, se siamo qui è grazie al supporto di tutti coloro che ci seguono su Patreon, e quindi se anche voi volete darci una mano a continuare a crescere potete cliccare qua sotto in descrizione nel primo link e scoprire quali sono tutti i contenuti esclusivi a cui potreste avere accesso. E dei titoli giocati vi abbiamo già parlato di Wolfirion Kills, Decipher, Under Falling Skies e Imagine. Imagine. Poi. Partiamo subito col parlarvi di Sagani, novità portata in Italia da Jokix, che quando l'abbiamo visto la prima volta mi ha detto: ah beh, ma è uguale a Nova Luna, perché in effetti Nova Luna, di cui già vi abbiamo parlato e anche mostrato un nostro gameplay che trovate cliccando quassù tra le schede, anche qui abbiamo delle tesserine quadrate da disporre in una griglia e dei tondini che andranno a coprire, diciamo, man mano le cose che noi riusciremo a risolvere mettendo le tessere del colore giusto nella nostra griglia al posto giusto. L'ambientazione e i materiali sono davvero molto carini, perché l'ambientazione, che poi durante il gioco non si sente minimamente, ma neanche per sbaglio, neanche se uno si impegna, comunque ci sono questi spiriti che vivono in armonia con i quattro elementi della natura e che normalmente vivono all'interno delle loro dimore, che sono dei vasi. E quindi non appena aria, terra, fuoco e acqua sono in armonia tra di loro, questi spiriti escono dalle loro dimore in tutto il loro splendore. I materiali, i disegni, le immagini, i colori sono stupendi, a parte i tondini dei giocatori, perché cioè, vedi queste immagini blu, verdi, rossi, colori accesi, e poi i colori dei giocatori sono nero, marrone, bianco e grigio. Ma che merda. Il gioco in realtà nel suo svolgimento è molto diverso da Nova Luna, per quanto a un primo sguardo sembrano giochi molto simili. In realtà hanno dei punti in comune, come abbiamo detto, però poi giocando è proprio tutto un altro stile di gioco. In quanto se in Nova Luna io devo cercare di finire tutti i miei tondini prima degli altri giocatori, qui invece dovrò gestire molto attentamente i miei tondini, perché finirli ci obbligherà a prendere dei tondini rossi, che è la cacofonia, che ci dà dei punti negativi che rispecchiano molto bene i colori del cacofonia. Ma le spieghi anche le cagate che dici? Dobbiamo quindi noi prendere le tessere sempre in modo che siano, che le frecce disegnate su queste tessere puntino verso tessere del colore indicato dalle frecce. Però nel momento in cui noi prendiamo una tessera e la aggiungiamo davanti a noi nel nostro schema, noi dovremo mettergli sopra 1, 2, 3 o 4 tondini a seconda della quantità di frecce che ci sono, e finché non li avremo fatti scendere tutti quanti a coprire le frecce, noi questi tondini non li recuperiamo. Quindi a differenza di Nova Luna, noi qua ogni tessera che piazziamo poi siamo portati a volerla completare, e non ne piazzeremo una soltanto che ci aiuterà a svuotare una tessera, quindi a darci dei punti, a farci recuperare dei tondini, se poi quella tessera non siamo certi di riuscire a completarla a sua volta, perché avere troppe tessere iniziate e non completate ci obbligherà a prendere tantissimi punti negativi. Io alla primissima partita che ho fatto non ho giocato con Vale, ma l'ho giocata con il mio amico Samu, e ci siamo trovati, vuoi per nostra incapacità di giocare, inesperienza o cosa, ma ci siamo trovati a un certo punto ad aver finito i segnalini rossi, e quindi non siamo più riusciti ad andare avanti, ma proprio abbiamo fatto una partita penosa, e ogni volta che tu prendi un tassellino rosso perdi punti e la partita finisce appena un giocatore raggiunge tot punti a seconda del numero di giocatori, e noi non ci arrivavamo mai, e quindi è stata veramente terribilmente frustrante. In realtà poi rigiocato, poi anche quando con l'ha Vale, giocato con me, lui ha tipo preso un segnalino rosso, esatto. Ne ha presi 7-8. E poi però man mano che vai avanti con le partite più lo giochi, più riesci a capire come giocarlo, e quindi riesci anche a evitare magari di prendere tassellini rossi proprio del tutto. Sì, perché all'inizio magari sei portato a prendere le tessere che ti danno 10 punti, perché danno 10 punti, e però bisogna anche riuscire a svuotarle e prenderli quei, esatto, 10 punti. Io non l'ho trovato facile comunque come gioco, l'ho trovato abbastanza anche, brain burner. Anche perché non so se l'hai letto, come al solito, però le tessere tu le puoi orientare, esatto, come vuoi.
Quindi non è che dice la piazza deve essere così, quindi anche in base alle direzioni che ci sono, no, cioè tu la orienti e cerchi, magari ti va bene su due elementi, però sugli altri sono, cioè devi costruirti il tuo, esatto, il tuo percorso per, e poi magari non escono le tessere, ti serve il bianco, magari ti esce un bianco che va a 10 punti, e, però tu sei già corto di segnalini. Io l'ho proprio trovato impegnativo, cioè persin troppo in alcuni momenti, proprio perché la possibilità di orientare queste tessere come vuoi, tu hai sempre, cioè parti con 5 tessere a disposizione, poi man mano che le prendi avrai meno scelta, però lo stesso regolamento ti dice guarda puoi prenderle, puoi provare, puoi orientarle, guardare come vanno, perché non è facile con un'occhiata capire se quella tessera lì ti può andare bene oppure no, e questo aspetto l'ho trovato che rallenti un po' il corso della partita e l'ho trovato un po' pesante. È vero che è comunque un bel gioco e piace, cioè un bel puzzle, però in alcuni momenti un po' faticoso e rischi anche tanto l'effetto frustrazione alle prime partite, e infatti poi in due diciamo che gira comunque abbastanza veloce, sì. Però se sei già in tre o quattro, uno che pensa e cioè prima che tocchi di nuovo a te, che palle! Abbiamo poi giocato a Red Rising, avevo già visto i video di Teo, ne sentivo già parlare su vari blog, poi mi ero informato, quindi ho scoperto che fa parte anche di una saga di libri da questo tema di fantascientifico distopico, e l'abbiamo ricevuto perché tra l'altro molti di voi ci avete chiesto nostri pareri su Red Rising. Era un titolo che sì ci incuriosiva, poi però non avevamo comunque diciamo all'interno del nostro radar, avete insistito tanto, allora grazie a DV e Genos che ce l'hanno fatto avere, e grazie allora a voi avete insistito, siamo riusciti a provarlo, prego. Non parlo, sto qua, se vuoi una mummia, perché il gioco mi è piaciuto davvero tantissimo. L'abbiamo provato in due, l'abbiamo provato in tre. Ora come ora il mio giudizio più positivo è nella partita in due giocatori. In tre è vero, magari girano un po' di più le carte, per quanto non ho visto così tanta differenza, perché sì, in quella partita tre forse il mazzo è comunque rimasto un po', sì, un po' più fermo. Praticamente nel gioco noi avremo una mano di carte iniziale e noi a ogni turno giochiamo una carta dalla mano risolvendo l'effetto di quella carta, e poi prendiamo una carta o da uno dei luoghi e questa carta verrà nella nostra mano e ci darà anche il bonus del luogo da cui l'abbiamo tolto, oppure possiamo pescarla a caso dal mazzetto e in quel caso riceviamo un bonus casuale. Man mano che giochiamo avanzeremo su dei tracciati che sono quelli che stabiliscono la fine della partita appena si raggiunge un certo quantitativo di cose fatte durante il corso della partita, e allora poi le carte che ci sono rimaste in mano ci daranno i punti indicati sulla carta, che sono sempre dei punti fissi di base più dei punti bonus che ci danno se noi in mano oppure giù in terra sui vari luoghi ci sono certe combinazioni di carte. No, volevo solo specificare che il mazzo di carte è grande e poi è una diversa dall'altra, sì, quindi sono uniche tra di loro e ci sono appunto quegli obiettivi che io trovo carinissimi, perché ci sono degli obiettivi che ti danno punti se le carte che hai in mano i personaggi hanno iniziali diverse, sì, o hanno colori diversi. Oppure Tizio ti dà punti se in mano hai anche Caio, insieme per Caio, esatto. È molto bello ma allo stesso tempo difficile equilibrare le carte che ti vuoi tenere in mano per fare punti a fine partita, però giocandole ti danno anche degli effetti molto belli. È molto molto tattico come gioco, proprio perché tu non puoi pianificare di riuscire a fare certe cose, anche perché il gioco che fanno gli altri giocatori te lo scombina tanto, motivo per cui anche a me è piaciuto un po' di più in due, perché riesci un pochino di più a gestire alcune cose, mentre già solo in tre giocatori magari io gioco una carta che poi spero di poter riprendere ma sicuramente non ce la farò, oppure faccio una certa giocata perché in quel momento in tavola c'è una certa situazione ma quando poi tocca di nuovo a me quella situazione, certo, è andata completamente a ramengo e non riesco più. Ho anche sentito un po' in tre giocatori un po' più di downtime, proprio perché tanto finché non tocca di nuovo a me non posso stabilire che cosa farò, perché molto dipende da quali carte ci saranno poi giù in quel momento. E poi anche ci sono degli effetti che magari l'altro giocatore ti dice che devi scartare una carta, sì, piuttosto sì, che è molto, c'è molta interazione, cioè è molto figo, mi piace, però non lo so, mi sembra quasi che gli, cioè, mi manca sempre un qualcosina, no? Poi mentre lo gioco, che dico, cavoli, però c'è anche il modo di chiudere la partita, no? Che è avanzare su un tracciato, avere tot cubetti in un posto, avere tot segnalini helium, quindi cristalli che ti puoi prendere, e anche
tanto facile, no, prenderli e ti trovi magari poi da un certo punto della partita in avanti in cui tu hai una mano buona che dici ok, queste sono le carte che io voglio conteggiare a fine partita, e quindi tutto quello che fai è non più giocare carta per poi pescarne un'altra, ma dire vabbè, giro una carta a caso per piazzarla in uno dei luoghi e ottenere il cristallo, mettere il cubetto oppure far avanzare la mia navina, di modo che così porto alla fine della partita. Questo aspetto non mi ha fatto impazzire in realtà, perché magari ti trovi veramente a giocare 4-5 turni alla fine in cui non fai niente se non porto la partita a chiudersi. Se sei già posto tu quelle carte che hai in mano, tipo sì. Io che non so mai a posto, mi già arranco per dire oddio, sì, sta finendo la partita, io allora questa la scatolo, però mi piace, me la tengo. E ogni partita è proprio profondamente diversa dalle altre, perché dipende proprio tanto da che carte, già solo dalla mano di carte iniziali che hai, dei personaggi che vengono rivelati all'inizio della partita. Quindi le partite sono proprio tanto varie. Magari ci sono partite in cui riesci a pescare anche più carte, perché magari tu parti con 5 e finisci con 5, ci sono altre partite dove parti con 5 e finisci magari con 10-11 carte, però dipende tanto dalle carte che escono e quello tu non lo puoi sapere all'inizio della partita. E abbiamo finalmente giocato anche a Primo Contatto. Finalmente, perché finalmente? Perché avevo visto un video di Teo tempo fa, 2 anni fa forse, in cui parlava di questo Primo Contatto, che lo aveva visto una fiera a Essen, che se l'aveva provato, lo voleva subito comprare, ma non l'aveva preso perché era in inglese e ovviamente è meglio in italiano, via. Italians do it better. E perché è meglio in italiano? Perché in Primo Contatto noi costruiamo tutti quanti assieme un linguaggio comune, in quanto ci saranno dei giocatori alieni che comunicano soltanto attraverso dei simboli strani e dei giocatori terrestri che cercano di capire cosa vogliono dire questi simboli strani. Vincerà comunque soltanto l'alieno che ha comunicato meglio e l'umano che è riuscito a capire meglio che cosa stavano dicendo gli alieni. Ricerca di intelligenza extraterrestre. È uno dei giochi che per capire come funziona devi metterti a tavola e giocarlo. Sì. Perché guarda i video, leggi il regolamento, io non riuscivo proprio a capire, non lo capivo. Poi invece seduti al tavolo, ok, leggendo passo passo e provando fisicamente a farlo, allora è tutto chiaro sin da subito. Sì, poi. Sì. Però solo leggendo, senza avere, cioè senza farlo proprio concretamente, non riuscivo proprio a capirlo. Il gioco mi è piaciuto veramente tantissimo, l'ho trovato proprio una cosa nuova, originale, bella, super stimolante, e poi è veramente figo come vedi, man mano, cioè all'inizio gli alieni ti chiedono cose e tu non capisci, perché proprio ti mostrano dei simboli e tu non sai minimamente che cavolo ti stanno dicendo, però pian piano, mentre la partita va avanti, vedendo le loro richieste, che magari certi simboli continuano a ripetersi, inizi pian pianino a capire, a decifrare questo linguaggio che loro ti stanno proponendo, facendogli domande, chiedendogli ma questi oggetti tu come li chiami, e loro allora ti diranno la caratteristica, quindi il simbolo e l'aggettivo che accomuna questi oggetti, e pian pianino arrivi a capire, e magari tu vedi un simbolo che non avevi mai visto, quindi senti una parola, diciamo, che loro, gli alieni, ti stanno dicendo che tu non hai mai sentito, ma riesci a dedurre il significato di quella parola perché messa assieme alle altre che tu già conosci, inizi a capire che cavolo ti stanno chiedendo. Io l'ho trovato veramente, e secondo bellissimo. Me avete tutto un cavolo di tutto quello che stiamo dicendo, perché vi ripeto, è impossibile. Però cioè, è uno può bello, impegnarsi bello. Benissimo, cioè siccome anche un professore di lettere, cioè, non sì. riuscirebbe a spiegare. Ecco, noi l'abbiamo giocato in sei. 3 erano assolutamente, ne sono, neofiti, perché abbiamo Luana e Leonora che proprio sono quelle che dicono no, ma io non capisco niente, non sono capace. Sono riuscite a gestire benissimo il gioco, proprio perché il gioco poi è super semplice ed è super intuitivo mentre lo stai giocando, e mi è veramente proprio piaciuto. Bello. Io ho giocato solo come umano, Vale ha giocato solo come alieno, non vedo l'ora di provarlo, esatto, anche dall'altro lato, perché comunque vedevamo anche la difficoltà degli alieni che dicevano cavoli, ma loro non stanno capendo che cosa noi gli stiamo comunicando, eppure per noi è ovvio che cosa gli stiamo dicendo, e allo stesso tempo il terrestre che deve riuscire a decodificare queste informazioni, e poi magari però ti vedi arrivare una richiesta di un oggetto dei simboli e dici no, ma perché mi hai messo quelle cose lì assieme? Che cavolo stai cercando di dirmi in questo momento? L'ho trovato veramente, veramente bellissimo. Si può giocare anche in 2 o 3, però con delle regole che probabilmente lo rendono cooperativo, insomma. Lo voglio comunque provare, sì. Per quanto non l'abbiamo voluto provare prima in 2 o 3, perché ci dava proprio l'idea di essere un gioco da giocare almeno in 4, 5 o 6, e giocato in 6 è stato veramente fantastico. Eccezionale.
bello, 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 bello. Consigliatissimo. Che bello! E con questo bello, 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 bello finisce la nostra settimana ludica, ma prima di salutarvi vi ricordiamo che lunedì è uscito il gameplay di Imhotep 2, quindi se volete vedere, non l'avete ancora visto, chi è l'architetto egiziano dell'antico Egitto più bravo, andate a recuperare il video. E mercoledì è uscito il gameplay di Wolfirion Guilds, titolo che vi ricordiamo è adesso su Kickstarter, di cui vi abbiamo già parlato nello scorso diario e appunto nel nostro gameplay di mercoledì, quindi correte a vederlo se ancora non l'avete fatto per non perdere l'opportunità di fare anche voi il vostro pledge. Come sempre vi ringraziamo, se c'è qualche titolo che vorreste vederci giocare, sentircene parlare nei nostri diari in un gameplay, lasciateci un commento qua sotto, lasciateci anche un like e come sempre qui a Casa Giullari si gioca per giocare. I Giullari vi salutano e che il gioco sia con voi. Ciao!